Da tempo la Fondazione MAC è impegnata nel settore dell'apicoltura. Sperimentatori e tecnici studiano il ruolo dell'ape mellifera negli agroecosistemi trentini presso l'azienda apistica, che conta alcune centinaia di famiglie nella sede di Pergine e in altre aree del Trentino. Negli ultimi decenni, la malattia provocata dall'acaro Varroa destructor ha causato la scomparsa quasi totale delle popolazioni locali di api che si erano adattate nel tempo a vivere negli ambienti trentini. Questo ha determinato l'impoverimento genetico del patrimonio apistico locale. Di conseguenza, sono state introdotte famiglie di api provenienti da varie regioni italiane e specialmente dall'Italia del Sud, dove l'allevamento di nuove colonie è favorito dalla lunga stagione floristica e riproduttiva. Le nuove colonie di api spesso appartengono alla razza ligustica, l'ape italiana, famosa in tutto il mondo per la sua produttività e docilità. Quest'ape, dal colore chiaro, produce colonie popolose che necessitano di molte scorte alimentari per l'inverno. Non essendo ben adattate ai climi montano-alpini, di solito non superano i rigidi e lunghi inverni e devono essere sostituite nella stagione successiva. Meglio adattata agli inverni delle aree montuose è l'ape di razza carnica, un'ape nera con una densa peluria chiara, più piccola della ligustica ma anche più docile. Originaria dei Balcani settentrionali e dell'Austria orientale, dagli anni 60 è stata diffusa nell'arco alpino. L'introduzione di colonie di ape ligustica e di regine di razza carnica ha generato per incrocio nuove api, dette ibride, che spesso non danno risultati positivi per la produzione di miele e per l'adattamento all'ambiente. Indagini di laboratorio hanno evidenziato che in Trentino è ancora presente parte del patrimonio genetico tipico di un'altra razza, l'ape mellifera, detta ape nera o ape tedesca, tipica della zona alpina e del nord Europa. Alcuni ceppi locali sono quindi sopravvissuti alla varroa. Anche se di queste api pre-varroa oggi resta ben poco, sono molto importanti come materiale di partenza per la selezione di nuovi ecotipi di ape domestica ben adattati alle condizioni climatiche locali. Un ceppo di questo tipo è stato mantenuto, allevato e selezionato in purezza per diversi anni in Val di Fiemme. Ora, acquisite dalla Fondazione MAC, le api di questo ceppo sono oggetto di studio, al fine di verificarne la possibile introduzione in vaste aree del Trentino. Una prima serie di indagini è stata condotta sull'aspetto esteriore di quest'ape per comprendere da quali razze derivi. Api operaie, prelevate da diverse colonie, sono state sezionate separando il tessuto muscolare per gli studi genetici e ponendo su vetrini le varie parti del corpo per le misurazioni. Molti sono i caratteri da esaminare e solo l'analisi statistica di lunghe serie di dati può definire un quadro chiaro, sia delle parentele che del grado di purezza di questo ceppo. I caratteri più usati sono forma e lunghezza di alcune nervature delle ali, lunghezza della ligula, l'organo con cui le api sugano il nettare, e colorazione delle varie porzioni del corpo. La lunghezza delle zampe dà, ad esempio, un'indicazione della taglia, fattore importante poiché legato alla robustezza delle api. Un aiuto importante a questo studio è fornito da tecniche di laboratorio più sofisticate, cioè l'analisi del DNA. Studiare il patrimonio genetico permette di valutare il grado di omogeneità di un ceppo e soprattutto le sue affinità con le altre razze di ape. Attraverso procedure di laboratorio è stato analizzato il DNA per caratterizzare a livello genetico i singoli individui di questa ape trentina, allo scopo di trovarne la reale discendenza. Anche l'analisi comportamentale è un aspetto di grande importanza. Non si allevano api per la loro bellezza estetica o per la loro parentela o genealogia, ma perché producono miele,
e svolgono il loro ruolo fondamentale nella natura come nell'agricoltura, cioè l'impollinazione. Numerose colonie di questo ceppo di ape trentina sono sottoposte a prove funzionali e comportamentali per verificarne docilità, produttività in miele, andamento demografico e attività di volo in rapporto con i dati climatici. Per questo studio si sta utilizzando un'arnia informatizzata in grado di fornire a distanza dati costanti sulle principali attività degli alveari, come ad esempio le entrate e le uscite delle api e il peso della colonia. Confrontando questi dati con quelli climatici, possiamo avere indicazioni precise su adattamento all'ambiente, produttività, impollinazione ed effetti degli agrofarmaci. Per svolgere tali studi sono necessarie nuove colonie, ottenute da regine fecondate con maschi sicuramente di questo ecotipo. Il primo passo è la produzione di api regine, operazione basata interamente sul ciclo naturale delle api e sulla loro tendenza a produrre molte regine quando ne diventano prive. Da normali cellette di sviluppo si prelevano giovani larvette dell'età da 12 a 24 ore, figlie di regine con caratteristiche molto positive, dette madri. Le larvette sono collocate in cellette reali artificiali e trasferite in colonie prive di regina, cioè orfane, che provvederanno ad allevare fino a 20-30 nuove regine. Per ottenere regine pure è necessario allestire una stazione di fecondazione isolata da altri alveari, in modo che le regine vergini possano incontrare solo i maschi del ceppo che intendiamo conservare. A questo scopo è stata scelta una località nelle foreste di Paneveggio. Per essere fecondata, un'ape regina deve essere inserita in una nuova colonia orfana, detta nucleo di fecondazione. I nuclei sono alloggiati in arnie piccole, ma in grado di ospitare un numero sufficiente di api per accudire una nuova regina e la sua covata. Le nuove regine vengono inserite quando sono ancora dentro le celle reali o appena uscite da queste, protette da un cilindro forato tappato da una pasta zuccherina detta candito, che le api operaie rimuovono in alcuni giorni necessari per familiarizzare con la nuova regina. Accudita e nutrita con pappa reale dalle api operaie, la regina inizia a fare alcuni voli di fecondazione. L'accoppiamento avviene in volo, nelle ore centrali della giornata, ed in aree particolari dove i maschi, i fuchi, si radunano in attesa delle regine vergini. Comincia così una lunga permanenza nell'alveare, che si potrà interrompere solo durante l'eventuale sciamatura. Dopo circa una settimana inizia la deposizione delle prime uova, prova dell'avvenuta fecondazione. Per valutare la qualità di un'ape regina, occorre lasciar deporre almeno una rosa di covata, cioè alcune centinaia di uova, vederle sviluppare in larve di api operaie ed osservarne la maturazione. Solo allora la regina viene marcata con il colore indicativo dell'anno e inserita in una speciale gabbietta con alcune api operaie accompagnatrici con il compito di nutrirla per alcuni giorni. Il nucleo di fecondazione ritorna quindi ad essere orfano ed in grado di ricevere una nuova cella reale o una nuova regina vergine. Le uova deposte dalla regina appena prelevata permetteranno la sopravvivenza della piccola colonia. Le nuove regine fecondate e marcate vengono inserite nelle colonie definitive.
In poco tempo saranno in grado di ripopolare l'alveare con le proprie figlie. Queste operazioni devono essere svolte con grande perizia e secondo un rigido calendario basato sul ciclo biologico e sul comportamento delle api. I veri frutti si vedranno tuttavia solo l'anno successivo, quando si potranno controllare le reali caratteristiche fisiche e genetiche, ma soprattutto comportamentali e produttive della nuova colonia, la sua sopravvivenza all'inverno alpino e il suo adattamento alle variabili condizioni climatiche della primavera trentina.